di Roma. A 19 anni è uno scrittore emergente e ha scritto questa favola sui giovani. Credo che abbia un senso leggerla adesso, in questo periodo. C'era una volta un re. Egli regnava in un paese dalla forma di stivale, bagnato da tre mari. Anche nei paesi vicini regnavano dei re. Chi perché era amato dal popolo, chi perché era giusto, chi perché era abile, chi perché aveva a cuore i problemi dei sudditi. Nel re del paese dalla forma di stivale, invece no, non era amato dal popolo, non era giusto, non era abile e non aveva a cuore i problemi dei sudditi. Il re del paese dalla forma di stivale era solo ricco e regnava perché era ricco. Aveva comprato negli anni le coscienze dei suoi sudditi. Un giorno convocò la sua corte e prese parola. Ho comprato tutti i sudditi. Da oggi non sono più il loro re, ma il loro padrone. Allora il suo ciambellano gli fece notare che c'è una categoria di persone che non era riuscito a comprare. Chi sono costoro? I giovani? Il re non sapeva nemmeno cosa volesse significare questa parola. Allora il suo ciambellano gli spiegò che cosa fosse un giovane. Gli spiegò che nella vita c'è una prima fase detta gioventù e un'ultima fase detta vecchiaia. In quel momento il re si accorse di essere vecchio, anzi, vecchissimo. Bene, disse, se i giovani non potranno essere di mia proprietà, sarò io uno di loro. Ciambellano, voglio essere giovane. Il ciambellano convocò a palazzo tutti i migliori medici del paese affinché rendessero giovane l'aspetto del re. Gli impiantarono i denti, i capelli che ormai non aveva più. Il re tutto rifatto e imbellottato andò dai giovani. I giovani lo accolsero tra loro credendo che fosse un altro giovane, ma non appena aprì bocca i giovani capirono che era il re e lo cacciarono. Questo perché essere giovane non è un fatto anagrafico né estetico. Essere giovane è una disposizione d'animo che ti permette di guardare ogni cosa con fiducia, ingenuità e di diffidarne al tempo stesso. Il re si accorse allora di essere molto più vecchio di quanto immaginasse. Tutto infuriato tornò a palazzo deciso a vendicarsi. Dichiarerò guerra ai giovani, disse al ciambellano. Il ciambellano gli fece notare che non si può fare la guerra ai giovani, perché quella guerra dovrebbe essere combattuta dagli stessi giovani. Tuttavia il re intendeva un altro tipo di guerra, più subdola di quella combattuta con le armi, la guerra fatta di diffamazione, menzogna. Questo perché il re, oltre ad essere ricco, era anche molto furbo. Voglio che da oggi tutti i sudditi temano i giovani. Da quel giorno, in tutto il paese, dalla forma di stivale, circolarono notizie tremende sui giovani. Il re faceva dire in ogni momento che tutti i giovani del paese picchiavano, rubavano, rompevano, tagliavano, bruciavano, stupravano, rompevano. Insomma, naturalmente era tutto falso, ma la gente iniziò ad avere paura e a criticare i giovani. E il re disse, ho vinto! Ma non aveva vinto. Dopo un po' di tempo, le notizie che il re faceva circolare divennero troppo assurde, esagerate. Così nessuno prestò più attenzione a notizie del genere. In alcuni casi la gente iniziò anche a provare simpatia per loro. Insomma, ciambellano, sono ricco e potente. Cos'hanno questi giovani che io non ho? Il ciambellano riflette un momento. Il futuro, rispose d'un tratto. Bene, voglio il loro futuro, disse il re. Questo perché oltre ad essere ricco e furbo, il re era anche stupido. E chi è ricco, furbo e stupido finisce per diventare anche cattivo. Il re allora emanò una serie di editti sulle materie più disparate. Il fine però era uno solo: togliere il futuro ai giovani. E ci riuscì. Con le scuse più diverse tolse ai giovani la speranza di un lavoro, una casa, una famiglia.
Fu un periodo molto difficile per i giovani, molti di essi furono costretti ad emigrare nei regni vicini e chi protestava veniva immediatamente sommerso dalle corbellerie che il re diceva e che costituivano la linea ufficiale del paese. C'è lavoro per tutti, tutto va bene, non c'è crisi, soleva ripetere il re nei suoi discorsi. Addirittura un suo cortigiano, illustre professore di una prestigiosa scuola, disse: in questo paese il lavoro non manca, chi va all'estero è un vigliacco. Il re cantava vittoria, ma i giovani resistettero compatti, aiutati dai loro coetanei emigrati all'estero. E un giorno un vecchio vide un giovane che stava chiedendo l'elemosina e si ricordò di essere stato giovane anche lui. In breve tempo tutti i sudditi ricordarono di essere stati giovani e iniziarono ad ammirare i giovani. Nel comportamento tenuto dai giovani, i sudditi, forzati all'ottimismo, educati nella retorica, nell'esteriorità, nell'aggressività, videro un modello di virtù opposte. Quello che più li colpì fu il rifiuto di accettare come risolutivo per la vita quello che dall'alto veniva imposto. Tutti si schierarono dalla parte dei giovani e il re fu costretto ad emigrare. Ad abdicare, anzi. Ritiratosi nel suo palazzo privato, il re si rese conto di essere il più vecchio del paese. Ma per la prima volta si ricordò anche di essere stato giovane un tempo. Ricordò che da giovane il suo sogno non era fare il re, ma il comico. Ci riuscì benissimo, diventò un bravissimo comico, tanto da entrare nei libri di storia non come presidente, ma come comico. Inutile dire che nel paese dalla forma di stivale tutti vissero felici e contenti.